piazza siamo una novità. Siamo una novità perché il nostro settore non è mai sceso in piazza. Oggi ci siamo anche noi per farci sentire forti, perché oggi anche noi siamo stati lasciati soli, non ci hanno considerato. Avevamo il bollino rosso sulle riaperture anche il 1° di giugno. Peggio addirittura degli estetisti e dei barbieri. Noi rappresentiamo qui, visto che i colleghi parlavano di numeri, siamo su Firenze il 55% dei posti letto e con l'altro 45% facciamo il 100% insieme agli albergatori. Noi siamo questa faccia di Firenze, quella che permette a Firenze di accogliere i turisti, di non mandarli a dormire fuori e quindi vendere le cene anche dei ristoranti, di vendere i trasporti con i tassisti. Siamo quelli che insieme a voi fanno la squadra del turismo. Noi rappresentiamo il 15% del PIL italiano, siamo una bella forza, noi e l'indotto. Io ringrazio tutti i miei colleghi che stamani hanno lasciato il loro posto di lavoro e sono qui con noi. Ringrazio i dipendenti perché, diceva bene qualcuno, il 15 d'agosto, il 17 d'agosto finirà la cassa integrazione. Noi siamo quelli più bravi, stanno facendo il 15-20% del fatturato, non si riesce nemmeno a riprendere le spese. Che succederà ai nostri dipendenti dopo agosto? Dove finiranno? Finiranno alla Caritas insieme a noi? Perché se non prolungano la cassa integrazione non arriviamo a niente, non ci arriviamo vivi a marzo dell'anno prossimo. Non ci possiamo permettere di stare in vacanza tutti questi mesi. Chiediamo alla Regione, come ha detto giustamente la Susanna Ceccardi, che ci aiuti nella promozione. Fino ad ora hanno vissuto di rendita, perché ci pensavamo noi con i nostri siti internet, con le nostre idee, con le guide turistiche che fanno i tour a far venire i turisti a Firenze e in Toscana. Adesso ci devono aiutare, vedo girare spot di altre regioni italiane, li vedo sui canali esteri, perché noi che siamo imprenditori ci documentiamo, ci studiamo la notte quando non incassiamo, per dare un futuro alle nostre famiglie, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Sulle TV estere noi non ci siamo, come fanno a venire se la regione non ci aiuta? La regione ci deve aiutare, abbiamo un Visit Tuscany che ancora comprende una categoria sì e mezza no, ma dove stiamo andando? Ma dove andiamo così? L'abbiamo detto prima ai giornalisti, l'abbiamo detto la settimana scorsa quando ci siamo presentati come associazione imprese ricettive città d'arte. Il comune non ci vuole dare soldi? Almeno ci levi le tasse. Non è pensabile che andiamo in banca a chiedere un prestito per pagare le tasse. No, non te le do le tasse, porca miseria. Comune, dove sei? Cosa ci fa un cliente che viene da me in due, spende 50 euro e 8 euro paga di tassa di soggiorno? È anacronistico, tassa di soggiorno a un euro. E musei tutti chiusi, bravo. Il sindaco di Viareggio ci ha sentito in regola, l'ha levata la tassa di soggiorno. Non pretendo che la levi, facciamo un po' per uno, ma un euro. Siamo rivolti agli italiani quest'estate? Gli italiani non hanno portafoglio perché tutti veniamo da una crisi. Allora, tassa di soggiorno a un euro. Comune, ci sei? Ci ascolti? E poi voglio dire un'altra cosa. Noi siamo tutti qui a parlare stamani, ma veramente non è più il tempo di parlare. Sono finiti i discorsi, non abbiamo più tempo. Nessuno di noi ha tempo. Ci serve aiuto, non ci vuoi dare i soldi, dacci i mezzi per lavorare, levaci le beghe, levaci tutte le regole che non sanno di niente. Noi dobbiamo prendere la temperatura al cliente che entra. Ma cosa siamo diventati? Un ospedale siamo diventati. Ma ci rendiamo conto? Vergogna! Un'altra cosa, e poi ho finito, tanto le cose da dire sono veramente poche. L'unica cosa da fare è arrivare al giorno delle elezioni e fargli vedere che non hanno capito un accidente. Noi dobbiamo dire a questi signori che gli investimenti sul territorio di Firenze non li fanno gli arabi che comprano le strutture a poco prezzo, li facciamo noi! Siamo noi che investiamo i nostri risparmi, il guadagno delle nostre aziende su Firenze per renderla più bella, più accogliente, per far rispettare le regole. Siamo noi che diciamo ai turisti.
artisti siamo qui. Allora, istituzioni, dove siete? Non ci avete considerato, ci avete lasciato da soli, adesso pure le tasse volete da noi? Vergogna, io non ho altra parola da dire se